Molti di voi, credo, hanno giocato almeno una volta nella vita a nome Cose Città. Se non l'avete fatto, vi spiego in breve cos'è. È un gioco da tavola, abbastanza fai da te e vi basteranno, insomma, un foglio ed una penna per giocare. Lo scopo del gioco è ovviamente vincere. Nel foglio formeremo una tabella e questa tabella avrà tante colonne quante saranno le categorie scelte. Si inizia rigorosamente con nomi, cose e città. Poi si aggiungono altre categorie, ognuno diciamo che ha il suo mix personale, tipo animali, professioni, frutta, verdura, piante, personaggi famosi, malattie. Ma chi è che mette malattie, scusa? Infine, la colonna del totale. A questo punto si estrae una lettera e bisogna scrivere entro un tempo stabilito tutte le parole che iniziano per la lettera estratta. Alla fine del gioco, in base ai punteggi del totale, si avranno vincitori e vinti e tanti dataset. Ciao, io sono Lia e vi do il benvenuto nella sesta puntata di The Data Teller. L'unico podcast che ti aiuta ad organizzare i dati, ideato sempre da Trace Technologies. Tutti abbiamo utilizzato un set di... Bicchieri? No, insomma, volevo dire, un set di... Piatti? No, parlavo di un set di dati. Prima di parlare di scienza, insomma, noi umani, per descrivere quello che ci circonda, caratterizziamo le cose, le persone, oggetti, eccetera, eccetera. Se compariamo queste osservazioni, possiamo notare differenze, creare modelli. La scienza, però, richiede processi più accurati e meticolosi per categorizzare e registrare i dati di queste osservazioni. Tutto questo è possibile, per esempio, attraverso la costruzione di un dataset. Non serve essere un data scientist per costruire un dataset. Banalmente basta rullo di tamburi, Excel. Ma come lo costruiamo questo dataset? Riprendendo l'esempio di nomi, cose e città, le colonne indicheranno le variabili, che in questo caso saranno le voci nomi, cose, città, totale, eccetera. Le righe invece rappresenteranno le unità statistiche, o chiamate anche unità d'osservazione o campioni. E nel nostro caso sarà la lettera estratta. Per farvi un esempio concreto, per esempio se prendiamo una riga della lettera estratta L, avremo sotto la variabile nome il nome Lia, sotto la variabile cose libro, sotto la variabile città ad esempio Livorno, sotto la variabile totale avremo per esempio il numero totale di punteggi assegnati alle parole, ipotizziamo 15. Questa stringa così organizzata di dati farà parte del nostro dataset. Per darvi una definizione, un dataset è una disposizione strutturata di dati. Organizzandoli in questa maniera otterremo una sintesi più espressiva e funzionale dei dati raccolti. I dataset poi potranno essere immagazzinati in un database. Un dataset è come un quadro realista, dipinge la realtà ma attraverso i dati. Vi ringrazio di aver ascoltato il podcast. Se avete voglia di curiosare e approfondire questo argomento, vi consiglio alcuni siti dove è possibile consultare gratuitamente una miriade di dataset, come ad esempio Google Dataset Research o Kaggle. Trovate comunque tutti i link nella descrizione dell'episodio. Alla prossima!